Buongiorno a tutti, mi scuso ancora per il ritardo. E diciamo che parlare di probiotici in un momento in cui la disinfezione regna sovrana, un po' per via di tutta la situazione che abbiamo avuto con il coronavirus, insomma, è un po' un argomento di sfida, è un argomento sfidante che ci permette un po' di visualizzare una nuova possibilità. Di pulizia, un nuovo modo di pulire, un nuovo modo di applicare microrganismi che già sono parte di noi, che fanno parte della nostra pelle, che fanno parte del nostro organismo. Adesso vedremo un po' più in dettaglio, proprio brevemente, due cenni sui batteri e poi andiamo a vedere un po' più precisamente come li possiamo utilizzare all'interno di formulazioni specifiche di detergenza e guardiamo un attimo in maniera più concreta, quali sono le applicazioni vere e proprie dei probiotici. Allora, come tutti sappiamo, i batteri ci ricoprono la nostra pelle, sono parte integrante del nostro organismo, del microbiota intestinale, quindi della nostra flora intestinale, della bocca e di altre parti del nostro corpo come le mucose. I microrganismi in generale, quindi i batteri, sono microrganismi simbiontici, cioè convivono con il nostro organismo senza danneggiarlo, ma anzi lavorando in sinergia per farlo funzionare in maniera corretta e per proteggerci anche da quelle che sono alcune possibili organismi, diciamo, esterni, come appunto patogeni e virus che vanno poi a ledere quella che è, diciamo, la salute e il benessere della persona. Il microbiota intestinale è forse, diciamo, una delle parti più conosciute di insieme di microrganismi perché popolano il nostro apparato digerente, hanno delle funzioni benefiche, soprattutto ostacolano la colonizzazione dell'intestino da parte di organismi indigeni come i batteri patogeni o di altri comunque organismi dannosi per la vitalità del sistema stesso. I probiotici interagiscono con la flora intestinale per mantenere l'equilibrio e quindi hanno un'azione di inibizione nei confronti di specie patogene e migliorano anche le barriere difensive della flora intestinale stessa. Questo è un esempio, diciamo, semplicissimo che ci basti pensare a quando, per esempio, per combattere un'infezione, assumiamo un antibiotico e nello stesso tempo ci viene suggerito di assumere anche dei probiotici, come non so, ad esempio i fermenti lattici classici che ci aiutano a riequilibrare la flora intestinale. Diciamo che lo stesso principio di attività può essere visto anche nell'attività, ad esempio, di un prodotto disinfettante e di un prodotto di cleaning probiotico. Un prodotto disinfettante agisce, diciamo, come l'antibiotico nell'immediato e quindi eliminando la carica patogena. Il prodotto probiotico di cleaning agisce invece sul lungo termine, aiutando e agendo sulla sostanza organica e quindi creando un cleaning che perdura nel tempo. Adesso vediamo in maniera un po' più in dettaglio di che cosa si tratta, cosa sono i batteri, come vengono applicati ad oggi e come sono già stati applicati nel passato. Allora, vabbè, iniziamo dalla parola probios, quindi a favore della vita. Dobbiamo pensare di cambiare definitivamente il concetto di eliminare tutti i batteri, ma anzi di aggiungere batteri, di aggiungere probiotici, quindi di aggiungere i batteri benefici che sono applicati già da moltissimi anni nella biodegradazione della sostanza organica e anche per il controllo dei cattivi odori in vari ambiti. Vediamo poi un attimo in dettaglio le applicazioni tecniche in cui attualmente vengono utilizzati i microrganismi. Come lavorano i batteri? I batteri producono degli enzimi specifici che vanno a degradare la sostanza organica. Gli enzimi vanno a fluidificare i grassi, a biodegradare gli zuccheri, le proteine, gli amidi, la cellulosa e trasformano queste sostanze complesse in acqua e anidride carbonica o comunque in composti organici più semplici che poi possono essere facilmente biodegradati. I microrganismi si riproducono e vivono fino all'esaurimento delle sostanze nutritive, quindi della sostanza organica. Quando la sostanza organica finisce, quindi diciamo quando il cibo è completamente consumato e finito, la tavola è vuota, il loro ciclo vitale si conclude. Lavorano anche in ambienti dove non è possibile intervenire con sistemi meccanici oppure con prodotti chimici.
ad esempio, lavorano all'interno delle tubature, all'interno dei sifoni, all'interno anche delle fosse settiche o degli impianti di depurazione delle acque reflue. Lavorano e sono, diciamo, lavoratori stancabili perché continuano a lavorare sugli inquinanti organici fino a quando la sostanza non è completamente consumata e finita. Sono biodegradabili, possono essere applicati ovunque e la loro, diciamo, produzione di acqua e di anidride carbonica è completamente naturale, non producono nessun tipo di inquinanti e sono applicabili ovunque, perché non sono corrosivi e non sono neanche dannosi né pericolosi né per l'uomo né per gli animali né per l'ambiente. Dove si applicano i batteri? Allora, l'azione biodegradativa dei batteri è applicata da anni nel trattamento delle acque reflue e quindi in tutto quello che è la decontaminazione, partendo dalla decontaminazione delle acque fino alla decontaminazione del suolo, i microrganismi e i batteri sono molto efficaci nel trattamento di inquinanti come ad esempio gli idrocarburi. Tutto quello che è un inquinante di origine organica può essere biodegradato dai microrganismi. Sono applicati all'interno dell'ambito della zootecnia e quindi nel trattamento e nella fluidificazione dei liquami, sono applicati nel trattamento dei rifiuti, sia all'interno del trattamento del compostaggio, per esempio, che all'interno delle discariche, possono essere utilizzati in maniera molto efficace nella pulizia di cassonetti, per esempio, dove ci sono incrostazioni organiche. Anche nel trattamento delle strade, ad esempio, dove sempre c'è una gran parte di materia organica che quindi impedisce in molti casi una vera e propria disinfezione, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il quantitativo di materia organica limita l'efficacia anche di un disinfettante, mentre invece l'eliminazione della materia organica da parte di un prodotto probiotico a base batterica e di un prodotto anche di cleaning probiotico va a ridurre completamente le sostanze organiche, ad eliminarle alla fonte e quindi questa attività di rimozione della sostanza organica crea un aumento di igiene in maniera naturale. Ovviamente può essere applicato nel cleaning e vediamo, diciamo, in maniera un po' più specifica anche all'interno delle aree commerciali può essere applicato sia nel cleaning professionale che nel cleaning domestico. Può essere applicato nel trattamento delle comunità, quindi tutto quello che sono gli scarichi, nel trattamento dei rifiuti, appunto, delle incrostazioni, possono essere applicati sulle superfici, sia in outdoor che in indoor, senza particolari limitazioni. Sono prodotti molto versatili. All'interno del cleaning, l'applicazione dei microrganismi benefici. Tutti i microrganismi che utilizziamo all'interno dei nostri concentrati sono selezionati e testati, non sono geneticamente modificati e appartengono alla classe di rischio biologico 1. Sono tra il resto classificati anche come GRAS, Generically Recognized as Safe, quindi sono sicuri e appartengono alla stessa classificazione dei probiotici per uso alimentare. Quindi già questo ci fa capire come utilizzare un concentrato probiotico all'interno di una formula di detergenza non va a creare o ad aumentare la pericolosità del prodotto stesso. Normalmente l'applicazione di un prodotto probiotico non ha nessun tipo di etichettatura di rischio e quindi diventa poi anche un prodotto, se si parte con una base di detergenza già green ed ecosostenibile. Il probiotico dà un valore aggiunto sia a livello di performance sulla sostanza organica, sia a livello di attività di pulizia profonda e di cleaning, diciamo, attivo, un living cleaning, quindi un cleaning vivente che colonizza le superfici in maniera positiva. In maniera molto semplice, all'interno delle formulazioni detergenti liquidi, un blend di spore del genere Bacillus, quindi non geneticamente modificate, combinate con un prodotto tensioattivo, con un'attività quindi pulente, eventualmente una fragranza oppure un prodotto di neutralizzazione dei cattivi odori, va a creare un prodotto performante per diverse tipologie di applicazioni. Come lavorano i microrganismi? Come lavorano le spore? Le spore applicate su una superficie germinano e quindi colonizzano la superficie stessa, creano una forma di microrganismo vegetativo che in breve tempo colonizza la superficie e ha due importanti attività. Oltre all'attività primaria di diciamo
di produzione di enzimi che vanno a degradare le sostanze organiche che quindi formano lo sporco, le macchie, eccetera. Lavorano anche tra il resto sulle macchie di sporco organico vecchie, per esempio, perché penetrano all'interno delle microporosità delle superfici e continuano a lavorare in maniera efficace nel tempo. Contrastano la crescita patogena e creano un biofilm positivo sulle superfici trattate. Dove ci sono delle sostanze organiche da trattare, possiamo applicare i microrganismi benefici, i probiotici, con dei risultati molto interessanti. Brevemente riassumiamo un po' i benefit dei prodotti probiotici. Hanno un impatto ambientale pari allo zero, nel senso che assolutamente sono ecocompatibili. Anzi, il lavoro del detergente probiotico non si limita alla superficie, ma continua a lavorare anche nell'acqua di scarto. Una volta lavato il pavimento con un detergente probiotico, l'acqua che ci rimane nel secchio e che normalmente smaltiamo buttandola all'interno del WC e quindi scarichiamo poi all'interno di tubature e fogne, va a contenere dei microrganismi che rimangono comunque attivi e continuano a loro volta a lavorare all'interno dello scarico sulle incrostazioni organiche e continuano quindi il trattamento delle acque reflue. Continuando la loro attività sulla sostanza organica, hanno, diciamo, un'attività continuativa di depurazione e di trattamento. I microrganismi lavorano con una colonizzazione delle superfici positiva, creano un ambiente microbiologicamente bilanciato, dove quindi uomo, animali e, diciamo, esseri viventi in generale possono vivere in maniera del tutto tranquilla e naturale. Diciamo che in un ambiente bilanciato difficilmente si creano problematiche di salute sulle persone e anche sugli animali stessi, perché il probiotico crea un aumento di igiene attraverso la riduzione totale della sostanza organica e quindi, lavorando sulla superficie, riduce anche la carica patogena della superficie stessa e promuove una pulizia profonda nel tempo, che perdura nel tempo. Analizzando un attimo in maniera più dettagliata una superficie sporca, dove c'è uno strato invisibile fatto di materie organiche e proteina, chiamato biofilm, nel biofilm troviamo batteri e organismi di specie diverse. All'interno del biofilm possiamo trovare anche dei batteri potenzialmente negativi per il nostro organismo, quindi dei patogeni. I microrganismi benefici lavorano per rimuovere lo sporco in profondità e penetrano anche nelle superfici microporose e penetrano all'interno del biofilm. All'interno del biofilm, moltiplicandosi in maniera esponenzialmente più veloce rispetto ai microrganismi patogeni se presenti, vanno a consumare tutta la sostanza organica. Il consumo della sostanza organica, quindi attraverso l'antagonismo biologico, contrastano la crescita di questi microrganismi patogeni o altri microrganismi incontrollati e resistenti e si sostituiscono ad essi all'interno del biofilm e creano un ambiente microbico favorevole, controllato ed equilibrato nel tempo. Questo garantisce una tipologia di igiene diversa, un'igiene naturale. Guardiamo adesso un esempio di un cleaning tradizionale contrapposto ad un cleaning probiotico. Partendo da un'iniziale condizione di sporco su una superficie, vediamo sia la presenza in azzurro di batteri potenzialmente benefici che di batteri patogeni. Il cleaning tradizionale ha un'efficacia immediata, lavora attivamente sulla pulizia, cioè rimuove la parte dei patogeni in maniera molto veloce. La problematica del cleaning tradizionale è che la sua efficacia è immediata, ma è molto veloce anche la ricolonizzazione da parte dei batteri patogeni della stessa superficie appena pulita. Di conseguenza, purtroppo, non è un cleaning che dura nel tempo, è un cleaning che deve essere ripetuto continuativamente. A differenza del cleaning probiotico dove aggiungiamo, in questo caso nella figura aggiungiamo dei batteri probiotici in verde, i batteri probiotici vanno ad occupare, diciamo, spazialmente tutta la superficie libera e quindi colonizzano in maniera massiva la superficie. E attraverso questa colonizzazione, sia di tipo spaziale che attraverso l'antagonismo biologico e la riduzione della sostanza organica, vanno a contrastare lo sviluppo di ulteriori microrganismi patogeni e a contrastare anche la crescita e la vitalità di quelli che sono già presenti sulla superficie.
campi di applicazione dei prodotti probiotici abbiamo sia la possibilità di un'applicazione per un mercato di consumer e home care che di un mercato professionale. Partiamo dal trattamento degli scarichi, quindi da tutto quello che sono le toilette, le tubature, i sifoni, gli scarichi di cucina, le trappole grassi, al trattamento delle superfici, e quindi possiamo valutare pavimenti, superfici dure, urinatoi, piuttosto che anche superfici a contatto con materia organica, come ad esempio il trattamento dei cassonetti, per esempio, o le aree di raccolta dei rifiuti, anche all'interno di quello che è il domestico, la pattumiera, ad esempio. Trattamento di superfici e ambienti a contatto con animali, non essendo dei prodotti che creano nessun tipo di allergia e non hanno nessun tipo di pericolosità anche a contatto con gli animali, sono molto efficaci sulle macchie organiche, per esempio di urina, oppure anche nel trattamento di quello che potrebbe essere una lettiera o di macchie organiche, come anche le macchie di feci date da animali domestici. Può essere un ottimo biodetergente che va a trattare le macchie organiche sia per le moquette che per i tappeti, piuttosto che per le imbottiture, ed è perfetto per l'applicazione sulle superfici dure con macchie di origine organica. Lavorando molto bene su quello che sono le microporosità delle superfici, va a lavorare anche su macchie organiche datate, chiamiamole così, che normalmente sono difficili da trattare e dove spesso l'attività del tensioattivo non è sufficiente alla rimozione, perché non va a lavorare in profondità su macchie penetrate, ad esempio all'interno di una fuga delle piastrelle, e rimaste lì una macchia d'olio penetrata lì e rimasta lì per mesi o anni all'interno. Trattamento di pattumiere, cassonetti e locali spazzatura. La flessibilità dell'applicazione del probiotico è il fatto che dove c'è sostanza organica possiamo trattarla con i microorganismi. Hanno un'azione continuativa e prolungata, e quindi li rende perfetti per l'applicazione all'interno di detergenti per superfici dure e porose, o anche all'interno di prodotti lavapavimenti, prodotti multiuso per il trattamento delle superfici di bagni e cucine, prodotti un po' tutti i prodotti rivolti al settore consumer anche per quanto riguarda il trattamento degli scarichi. E potremmo dire un chi più ne ha più ne metta, perché l'applicazione sulla sostanza organica va un po' a coprire tantissime macchie, e quindi diciamo che è solo una questione di scegliere l'applicazione in cui vogliamo sfruttare l'attività biodegradativa dei probiotici e lanciarci nella formulazione fondamentalmente. Il probiotico garantisce una pulizia sicura, non inquina, anzi disinquina l'ambiente, non si esaurisce dopo l'uso, infatti anche all'interno dello scarico continua a lavorare e continua ad essere performante. Il probiotico è una prospettiva nuova per quanto riguarda il cleaning domestico ed anche per il professionale, perché garantisce un risparmio di tempo e anche di denaro, perché va a lavorare anche su dei malfunzionamenti, per esempio all'interno degli scarichi, piuttosto che all'interno degli scarichi di cucina, eccetera, va a lavorare anche sulla riduzione completa dei cattivi odori, perché trattando direttamente le macchie organiche, la sostanza organica alla fonte, va completamente ad eliminare quella che è la fonte del cattivo odore. Formulare con i batteri è facile, nonostante a volte la parola batteri spaventa, in questo caso veramente è facile, sono molto versatili a differenti tipologie di applicazione. Possono essere utilizzati in a pH che va dal 3.5, quindi sia da una base acida fino ad un 10. Possono essere i prodotti batterici con una base detergente, possono essere colorati con dei coloranti alimentari, per esempio, possono essere combinati con dei tensioattivi anionici e non ionici, possono essere combinati con delle fragranze, con dei neutralizzanti odori, sono compatibili con la maggior parte dei conservanti per le formulazioni di detergenza. Non possono essere combinati con degli ossidanti o con dei tensioattivi cationici, con i solventi. Non possono essere combinati chiaramente con alcuni oli essenziali che hanno una caratteristica biocida. E non possono ovviamente essere combinati con prodotti biocidi o sporicidi. Punti chiave della formulazione di prodotti probiotici.
hanno uno spettro d'azione molto ampio rispetto a un detergente tradizionale, perché vanno a lavorare in maniera diversa. Non si limitano all'attività, diciamo, meccanica del tensioattivo, ma vanno ad operare in maniera più profonda e continuativa, e continuano a lavorare nel tempo. Sono ecosostenibili, sono delicati e sicuri sia verso l'utilizzatore finale, sia negli operatori dei servizi di cleaning, che anche nella parte di formulazione. Non necessitano di particolari dispositivi di protezione, non sono corrosivi o abrasivi, il loro effetto è durevole nel tempo, sono prodotti 100% sicuri per uomo, animale e ambiente. Arrivano dove i comuni detergenti non possono arrivare per via del fatto che svolgono un'attività diversa, vanno completamente a degradare la sostanza organica, ad eliminare quello che è depositato nel tempo. Hanno un'azione prolungata nel tempo e mantengono una superficie pulita per un periodo di tempo più lungo rispetto a un detergente tradizionale. Sono prodotti facilmente biodegradabili, hanno un enorme potenziale enzimatico e questo gli permette di degradare svariati substrati organici con un'efficacia ampia. Lavorano in sinergia e quindi lavorano su differenti substrati organici in maniera molto efficace. Sono molto veloci, si moltiplicano in maniera esponenziale sulle superfici e lavorano in sinergia, dando poi degli ottimi risultati anche su delle macchie e sullo sporco ostinato. Hanno un'efficacia a lungo termine e hanno un'attività costante, un'attività che non si ferma alla superficie ma continua anche oltre. Continuano a lavorare nelle acque di scarico e sono dei prodotti 100% naturali, innocui per uomo, animale e ambiente, molto performanti. E con questo diciamo che la presentazione generale sul cleaning probiotico è conclusa. Ovviamente rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva. Grazie Federica, grazie, molto molto interessante. C'è una domanda per te. Alessandro chiede, è possibile utilizzare un claim di rimozione dei patogeni senza ricadere nel regolamento biocidi? Questa è una parte della domanda. Poi stessa domanda per il claim di antagonismo biologico. Allora, diciamo che è un tema molto particolare quello della regolamentazione dei biocidi e non è ancora stato definito in maniera, diciamo, concreto per tutti i casi come può essere effettivamente gestito l'attività dell'antagonismo biologico dei microorganismi. Ma a livello generale l'attività dei microorganismi probiotici non è diretta sul microorganismo patogeno, non è un'attività diretta, è un'attività indiretta di lavoro sulla sostanza organica, cioè il probiotico lavora sul consumo della sostanza organica, dello sporco sulla superficie e va a occupare spazialmente lo spazio superficiale, quindi diventa un fattore non direttamente contrastante, non ha l'attività di un biocida che invece va ad eliminare direttamente il microorganismo negativo, va a lavorare in maniera esponenzialmente diversa, non va a contrastare direttamente il microorganismo in maniera diretta, non è un disinfettante che va ad ucciderlo e quindi diciamo che può essere utilizzato il claim che va a lavorare sulla sostanza organica e che contrastano la crescita patogena, perché ci sono anche ulteriori interazioni tra i vari microorganismi, non necessariamente tra probiotico e microorganismo patogeno, ci sono varie tipologie di interazioni tra i microorganismi, tra loro, direttamente sulla superficie. Chiaramente non può essere indicato sul prodotto un claim diretto di biocida, fungicida, o prodotto disinfettante, perché hanno un'attività completamente diversa. Cioè l'attività che i microrganismi fanno sulla superficie è un'attività di commensalismo, diciamo, quindi di riduzione dell'organico e un antagonismo biologico. Quindi ci sono varie tipologie di attività fatte dai microrganismi, non esclusivamente l'attività di antagonismo biologico, sono di uccisione, non c'è un'uccisione diretta del microorganismo di base, c'è un consumo dell'organico che va
poi a portare, diciamo, alla colonizzazione totale da parte dei microrganismi positivi. Non possono essere indicate sicuramente attività biocida sui prodotti. Ok, un'altra domanda per te, Giuseppe ti chiede, le spore una volta inserite in percentuale all'interno del detergente, per quanto tempo restano attive all'interno del flacone? Sicuramente rimangono stabilizzate all'interno del detergente per 12 mesi, conservati ovviamente in maniera ottimale, chiaramente senza sbalzi di temperatura né diluizione. Ok, domanda a posto, altre domande non ce ne sono. Ti ringrazio molto, invito tutti a contattare Federica nella mail che hai indicato.